Siamo a cappe. Teoria dovrebbe stare bello pure. Ma si vede benissimo. Perfetto. Si vede, non si vede bene, si vede di bene di più. Ecco qua. Un po' più. Si vede di brutto, non so se voi riuscite a vederlo, ragazzi. Aspetta, si è fatto un po' fatica, ma si riesce a vedere. E stiamo a pescare carpe, ragazzi. Col ceccio. Ceccio sì. Chissà se riusciamo a beccare qualcosa. Buon Ferragosto a tutti, ragazzi. Belli e brutti. Si vola. Cerchiamo di prendere un pesciuzzo. Intanto butto un occhio se riesco a vedere qualche bass in... Ci vedo più un papifero però io. Grazie per i like. Incastrato. Allora, il trucco per fargli andare subito in pesca, e lo buttiamo via, è prendere 3 o 4 di questi ballo, ciao, queste, masticarli e buttarli giù. Che entro subito in pastura. Vediamo se riusciamo a gestirlo. L'importante è che non perderlo, ma lo perdo, non l'ho perso. Adesso buttiamo in là. Botta, ci siamo. E adesso vediamo. Siamo che sta venendo sul vento, porca paletta, non ci voleva. Ragazzi, lasciate un like, toc toc sul video, vedete voi come gestirla. Fateci sentire che ci siete. Toc toc. Toc toc. Grazie, 22 like. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, siamo anche su Facebook, Instagram, sempre con il nome Fulltimer Pesca, invece su YouTube abbiamo dovuto cambiare, siamo Monster Steel Fishing, infatti ce li siamo in pochi, però grazie Patrizio, è il principe reale, grande, grande.
Ordina 224, grazie. Allora, il primo pesce che becco lo dichiamo a Patrizio. Riprendiamo un po' di ceci, ragazzi. Qua c'è la canna da spinning, che se vedo dei bass a galla li vado a insediare. Prendo dei ceci, li mastico e li sputo, così entro in pastura subito. Eccolo lì. Allora, gli arborelli e acqua d'aria sono già entrati in pastura, perché vedo delle bollate. Io lo faccio di mestiere, sono un pescatore di mare. Però si vede, non benissimo, però si vede, devo solamente stare buono. Sì, carpe, pesce gatti. Che cacchio è sto così? Guardate che movimento, lì c'era un bass. Grande. Ma sono. Ho fatto la mattinata un'oretta a Persici, ma nulla. Adesso sono ai ceci a carpe. Non si dice, però buona pesca, vabbè, si vede che non sei la simpatia, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Allora, ragazzi, vi ricordo, oltre a darvi buon Ferragosto, vi ricordo che siamo anche su Instagram e Facebook. E invece su YouTube siamo con un altro nome, Monster Steve Fishing, perché ci sono stati dei problemi. Grazie. Sì, ma ha dei problemi non indifferenti. Probabilmente è bullizzato da piccolo. O una un'entità sessuale non chiara, perché non si spiega. Penso che le già, eccolo. No.
Allora, le acquadelle sono entrate in pastura, perché le vedo. Teoria, a breve dovrebbero arrivare anche quelle un po' più consistenti. Ho 836 mi piace, grazie ragazzi, tap tap. Grande. Mi allungo per vedere se riesco a vedere. Ho perso il galleggiante. Porca lei. Tanto mi devo allungare per capire se riesco a vedere qualche basso in caccia. Grazie, grazie per chi, George, che mi segui. No, no, siamo appena arrivati. Poi c'è un tipo che mi ha detto buona pesca, perciò non è che sono molto. Vediamo ragazzi. Adesso prendiamo un po' di ceci, che è qua. Tiriamo via lo zoom. Perché lo zoom non viene via? Eccola qua. Le. Si masticano. Allora lì e si butta lì. Lo rifacciamo un'altra volta per attirare le carpe. Grazie per il tap tap, buon fregusto a tutti ragazzi. Vediamo se riusciamo a agganciare qualcosa. Aia. Questo lo tagliamo via, che mi dà fastidio, la piantuzza. L'ho perso. Sono in un lago privato in provincia di Bologna. Vediamo. Se becchi il momento giusto o il momento giusto, spinni, ti diverti parecchio. Poi io preferisco lavorare con delle esche a galla, perché quando vedo proprio la boccata, la bollata, sì, è figo. No, per ora no, non ho preso una cioppa. Poi non è neanche l'orario migliore, eh.
L'orario migliore arriva verso... Oh, ragazzi, ho visto un tentennamento discreto. Adesso prendo in mano la canna. La prima manzata è andata. Mi ha inchiappettato di brutto proprio. Mi ha inchiappettato di brutto, ragazzi. Proprio. Ahia, questo però non ci voleva. Mi ha appena decisamente preso per il culo. Così. In un passant. Adesso tiro via. Tiro via un paio di piombi perché voglio che lo guardate anche voi meglio. Ho già capito, adesso per fare live devo usare dei comunque ho dato una gran becco, sì, ha beccato. Perciò li abbiamo già tirati sotto. Questa è la mia tecnica per mettere. Allora lo fai andare giù. Lo fai uscire del tutto. E poi lo fai rientrare. Dall'altra parte, così si aggancia. Ecco. L'esca perfetta. Porco zio, mi è andato di traverso. Comunque, prima sbagliata, perciò ci siamo quasi, Una l'ho sbagliata e abbiamo visto che il pesce è in attività, perciò a breve ne possiamo divertire, masticare, mi raccomando sempre, e poi glielo tiri sopra. Questo ci dà la possibilità di che il pesce entri in pesca prima che se glielo dai in gramoli. Ho tolto due piombi così potete vedere meglio anche voi. Che siamo quasi, ragazzi. Ecco, c'è. Adesso lo chiudo un attimo. Sta mangiando proprio con cattiveria. Speriamo che parta. Se non me l'ha fregato tutto, Perché il rischio c'è. Per quanto sia il ceccio, è un'esca abbastanza delicata. Se prendi quello compero, o se invece lo cuoci da solo, te la puoi allora... Cioè, io non so se avete sentito, visto là. Cioè... Mominchia! No, ho mangiato anche troppo. È che ho masticato il ceccio per farlo andare in pastura prima.
un po' andato di traverso. Sì, ma anch'io sono sotto sponda in questo momento qua, starò a 4 metri. Allora, adesso questi qua sono quelli comperi, perciò sono tutti stracotti, anzi anche troppo teneri. Se invece li compri una decina, li usi come esca e li lasci leggermente più duri, così anche la minutaglie, il gambero, fanno più fatica ad andarci dentro. Ma vedrai che me l'hanno inchiappettato. No, ce l'ho ancora, mi dico che... No, c'è ancora. Volevo anch'io che me l'avessero digerito, invece nasba, nisba. Sono in un laghetto in provincia di Bologna, il laghetto è privato. Abbiamo sempre la canina spinning pronta per servirsi. Bene. Tutte e due, carpi, amur, pesce gatti. Mi raccomando ragazzi, cliccate, seguite il canale, siamo anche su TikTok, vabbè l'ho detto, Instagram e Facebook, sempre con nome Full Timer Pesca, anche Twitch e Twitter. Invece su YouTube abbiamo dovuto ricominciare da capo perché abbiamo avuto dei problemi, il nome è Monster Steve Fishing. Medi, più che altro quelli americani sono presi un... Oh, mi è parso di vedere un gatto. Ma adesso ci sono i ragni d'acqua che mi danno fastidio, però. Buon Ferragosto anche te. L'ho detto a tutti, ragazzi, buon Ferragosto. Lo so, sono in mezzo alle montagne, la linea non è proprio il massimo, eh. Almeno io qua non vedo nessun trantellamento. Sono in mezzo alle montagne. Allora, qua c'è qualcosa che sta piluccando, eh? Eccolo. Dai, parti ragazzo. Una bella partenza di quelle che sai fare te. Sì, ma non di grosse dimensioni, almeno nella mia zona massimo arrivano 15 kg. Sto parlando di storioni. E il mare è una bella incognita. Porco cane, mi è andato via di nuovo. Porco cane, oh, ma chi ha affondato ha tirato? Che nervoso, mi è andata via di nuovo. Bella fondata proprio, cioè, ce l'ha proprio in bocca. Non capisco perché mi ha fatto sto numero qua.
Vabbè che io pesco senza ardiglione, però vuol dire, va bene. Va bene. Cambiamo il nostro ragazzo, vi faccio vedere come faccio a metterlo, lo faccio passare qui, lo lascio, poi lo faccio entrare dall'altra parte, così con la testa, e lo chiamo, così, le, e praticamente questo fa cacchio, vi faccio. Troppo tenero, li facciamo, anzi adesso voglio provare a mettergliene due a vedere se si convince un po' di più a tirarmi la botta. Però dovrei trovarne due un po' grossettini, le qua due. Sto sempre cercando dei bassa galla, ma li vedo lì, non li vedo. Uno, lasciamo andare su, le, e due. Questo vorrei farlo però come impara a me. Uno, due, lo giro e lo caccio dentro, le. Vediamo un po' cosa combino, perché ecco, uno l'ho già perso. Vabbè, proviamo con questo qua e vediamo che cosa combiniamo. La foce del fiume fa sempre, perché i pesci si incanalano tutti lì sopra, perché arriva giù dal fiume, arriva il mangiare. Grazie a Zeta per avermi seguito. Buon Ferragosto a tutti ragazzi, cliccate sulla, sul vetro e fate tac tac per la live. Acquadelle scatenate. Non credo che siano acquadelle che mi tirano giù 4 grammi di galleggiante. Guarda, 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 ci siamo già attaccati di nuovo, eh. In tutti i casi sono sotto che il pesce è in pastura. Ho tirato giù 4 volte il ceccio maciullato. Sì, cerco almeno. Per ora ho sbagliato due mangiate. Allora, c'ho i ragni, eccolo, c'è. Il pesce adesso c'è qualcosa che sta mangiando. Allora, un po' di corrente mi sta spostando il tutto. No, sono in un lago privato in provincia di Bologna.
Un po' ci assomiglia al Tevere come lama, ci sta. Sì, comunque oggi è un caldo infernale, ragazzi. Il meglio sarebbe dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Vediamo cosa combina. Ah, dipende che piume è, dipende che piume è, se vai quando la bassa marea è attiva o quando l'alta marea è attiva, ci sono, perché se tu vai quando la bassa marea rischi anche di ingaggiare pesci d'acqua dolce. Certamente che se sei su verso Gorizia o in Liguria ingaggi anche delle trote, cioè, dipende da che zona sei. Ricordati che quando invece la marea sale entrano i pesci di acqua salata, viceversa quando la marea va giù vengono giù i pesci d'acqua dolce. Oh oh, dai 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 dai, ci sei, ti vedo carico, ti vedo carico, dai parti cacchio, facciamo una bella ferrata in diretta. Ah, in Abruzzo bello. I parenti di mia moglie sono abruzzesi, io vado sempre nel lago di Bomba, la valle del Sangro. Alla foce del Sangro ho visto anche prendere dei siluri, non grossi, però li ho visti. Poi dipende anche dalla stagione, se si va in autunno, in primavera. Però l'Abruzzo anche da riva con surf casting comincia a agganciare della bella roba. No, non so dov'è. Io sono un po' più esperto Val di Sangro, Casoli, però Fossa Cervia. Niente. Infatti mi hanno ripulito. Cambiamo l'esca. Cioè cambiamo esca, non c'è. Rimettiamo l'esca nuova. Questo, ne mettiamo uno solo perché due devo trovare. Poi quest'amo qua è anche troppo grosso. Al lago di Casoli io ci sono stato la prima volta, allora nel 98, e mi sono divertito la faccia proprio. A Mosca tiravo su dei cavedani che erano lunghi un braccio. Poi ci sono ritornato ed è completamente, completamente abbandonato. Cioè è venuto giù tutta la terra. Adesso dalla parte dell'agriturismo ho visto anche della gente fare car fishing, ma non è più come prima. Cioè io quando nel 98
cioè facevo tutti quei fiumiciattoli che si vedeva dentro, vecchio dei cavedani, e ogni tanto agganciava anche le trote. Allora, questo sembrerebbe più duretto, dovrebbe esistere leggermente di più. Lo appoggiamo così e facciamo. Grazie per chi mi segue, ragazzi. Buon Ferragosto a tutti! Oi, oi. Le abbiamo buttato. Ecco, qua dentro ci sono dei, che oggi può essere anche con l'incosto, ma ci sono dei Tostolobic o temeli russi che sono enormi, ma enormi, quando dico enormi dico enormi. L'unica cosa che per le live dovrei usare un galleggio diverso, perché voi vedete poco o niente. Aspetta, l'ingrandisco, però quando se devo agganciare parte tutto, adesso lo tengo lì. Vedete anche voi quello che vedo io, lo vedete anche voi quel tentennamento. Che sta piluccando, c'è un ragnetto d'acqua che mi dà un po' fastidio, però ci potrebbe anche essere la sorpresa tra un po', eccolo. Prendiamo la canna in mano, perché non mi voglio far fregare un'altra volta. Vedo dei bassi in cazzo, vedo dei bassi in caccia. C'è, sta piluccando, sì c'è, ragazzi, sto giro c'è, però spero che non siano lì che ci sta dando. L'unica cosa che adesso c'è una forte presenza di minutaglia tirata dalla poltiglia di quello che ho fatto, perciò non vorrei che i ragazzetti tirassero i piombi, che può essere. Ma i serra sono divertentissimi. Guarda il bus che dava dietro al pesciolino. No, questo qua è in minutaglia, non è certo un pesce di taglia. Ah, l'avete visto il bus dietro che ha dato le acquadelle? L'avete visto? Le acquadelle che sono attirate alla mia pastura e il bus dietro. Pesissimo. Non di grosse dimensioni, ma fa sempre un certo effetto.
Porco cane, porco. Bip 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 bip. Censura, bip 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 bip. E mi ha fregato un'altra volta. Comincio poi a innervosirmi, eh. Eccolo. Comincio un po' a innervosirmi. Questo e sono ragazzi. Ed eccolo qua, il mio ragazzo. Allora, sta tirando un po' di vento, ma va bene così. Basta vespe, basta. Allora, sono a un laghetto di Bologna, in provincia di Bologna. In teoria sono decisamente in caccia, ragazzi. Il Serra è un gran pesce da pescare a spinning, veramente divertente. E poi se becchi il giorno giusto, cioè ti stanchi il braccio. No, no, rilascio andare, faccio la foto e lascio andare o video. Tap tap sul video, ragazzi. Sto usando dei ceci rimediati all'ultimo, caserecci. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale di TikTok Full Timer Pesca. Siamo anche su Facebook, Instagram, sempre con nome Full Timer Pesca. Invece purtroppo su YouTube abbiamo dovuto cambiare e siamo Monster Steel Fishing. Grazie Daniele perché mi segui. No, niente pellet, è tutto chiuso adesso qua a Bologna. Ho trovato dei ceci in fondo al ghiaccio per la felicità della moglie. Ecco. Minchia, però sono convinto che minutaglia. Dipende uno che cosa cerca. Certamente il mare da c'è molta più varietà. Nel fiume, nei laghi, spesso volentieri puoi trovare anche delle carpe più sospettose perché sono già state prese.
Bella ragazzi, mi raccomando, fate tap tap sul video. Vai, parti. Facciamo una bella presa diretta ai nostri ragazzi. Controlliamo esca. Infatti mi ha piloccato tutto. Orca Leo, tremende. Tremende. Tremendi sono. Sono tremendi. Ma chi la dura la vince, ragazzi. È sempre stato così. Poi io, figurati. Riesco a vedere di basso, ragazzi, perché se vedo di basso appoggio un attimo la canna col galleggiante e me li vado a insidiare, eh. Anche se non sono di grosse dimensioni, qua sono divertenti perché l'acqua è buona, cibo ce ne hanno, tirano come dei bastardi. Ops. Ora questo non va bene. Questo boh, 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 boh. Direi che può andare. Poi lo giriamo. No, si è rotto. Porca miseria. Con queste temperature qua diventa un problema. Con queste temperature qua diventa un problema. Questo è leggermente migliore, eh? Non tantissimo. Perfetto. Questo sicuro una carpa da 5 kg. Preferisco a vista, devo dire la verità. Perché io pesco anche a mosca e a tenkara. Se devo cercare il pesce sotto a spinning, non è, mi piace proprio vedere la bollata sotto incazzatissima che fa. Perciò se riesco a vederli a vista, preferisco. Fatto la canetta da spinning è lì, eh. È veramente un attimo, monta, cioè, c'è già l'esca, c'è tutto. Grazie, pura passione pesca 2. Il grande Max Max. Mica, mi ha restituito tutto quello che ti ho dato. Grande. Sì, l'ho fatta prima di mangiare, Max. Prima di mangiare ho fatto un po' di spinning, ma troppo caldo. Adesso sto provando con i ceci. Ne ho sbagliate 4. L'unica cosa è che per fare le live devo usare dei galleggianti un pelo più da boa. Prossima volta mi organizzo. Anche perché quando parte non si capisce più un cacchio con lo zoom. Visto che stai facendo un gran lavoro, bravo. Con pura passione pesca.
adesso ragazzi, anche se l'orario migliore qui è dalle 18 alle 21. Ecco, lì per esempio adesso lì c'era un basso, anzi forse c'è ancora. Perché c'era un gran movimento, perché ho tirato tutta la minutaglia sotto. E ovviamente i bass si sono fiondati come se non ci fosse un domani. Buon Ferragosto anche a te. Grazie per chi mi segue. Ricordo ragazzi che siamo anche su Facebook, Instagram e su YouTube. Abbiamo dovuto cambiare nome per problemi, ma siamo anche lì con Monster Steve Fishing. E sono ragazzi, caldo e zanzare, mix perfetto. Il mix perfettissimo, che caldella. Allora, eppure l'esca mi sembrava decisamente più coriacea questa, eh? Eccolo, sì, vabbè, è partito con una decisione che era inquietante, eh? Il problema è che ho paura che mi abbia portato via tutto, ma porco zizzo, chissà. E parti, dai, facciamo vedere una bella agganciata in diretta. Non lo so, aspettiamo un attimo per vedere. È 224, grazie a te che mi segui. Sto usando dei ceci, credo. Roba all'ultimo minuto, presa in cucina. E con la coda dell'occhio sto guardando se riesco a vedere dei bassi a galla per insediarli a spinning. Con una gomma simil girino. Grazie Cri per avermi seguito. Buon Ferragosto. E ti ricordo che siamo su Facebook, Instagram. E su YouTube abbiamo cambiato nome perché abbiamo avuto dei problemi e ci chiamiamo Monster Fish Steve, Monster Steve Fishing. Abbiamo riniziato da poco, proprio non so, neanche un mese, che YouTube ci ha fatto degli scherzetti non indifferenti, allora abbiamo dovuto cambiare tutto. Siamo anche su Twitch. Però lì per ora allora
Ditemi se devo tirare sull'esca, perché per me dopo ci ha dato una pilucata, si è fatto fuori tutto. Ditemelo voi qua se devo tirare su e cambiare l'esca. Ma l'avete visto? L'avete visto? Il bus. Merda. Allora, ragazzi, facciamo così, perché ho già visto che nessuno si prende la briga, ma vedrà che me l'ha tolto. Infatti. Avevo detto che me l'aveva tolto. Esca troppo delicata al cecio. Appena dà la tocca, bisogna tirargli nei denti subito. Devo provarne due, devo riuscire a mettergliene due di ceci per vedere che secondo me potrebbe fare la differenza. Il duceciu fa. Il duceciu. Allora uno lo mettiamo, lo facciamo uscire sperando di non fare troppi danni. Vabbè, l'ha fatto. Danni? Niente. Riproviamo da questa parte un po' più durina. No. Porco cane, porco. Troppo delicato. No, mettiamo così e poi glielo chiudiamo uno sopra. No. Un po', se questo è più duro. Così. Ah, vediamo, vediamo ragazzi. Poi glielo mettiamo lì. Poi gli facciamo una bella pasturata col cecio, perché il cecio fa. Ma questo glielo lasciamo qua, glielo mastichiamo. Sopra e glielo buttiamo lì. Poi adesso che abbiamo visto una grossa attività, almeno io l'ho vista, gli andiamo un po' a rompere i marroni sopra con questo. Siluro mangia di tutto. E più è brutto, e più puzza, e più siluro mangia. Il siluro mangia di tutto, non gli interessa di niente. Danno, figurati te. Ah. Sì, il pane fa di brutto, lo so. Sai che non so cos'è il fustagni? Non so cosa sia. Forse io in dialetto lo chiamiamo in un'altra maniera, qua a Bologna. Non so cosa sono. Non so, veramente. Devi usare un altro termine. No, no, ma ci sono già sotto, perché è già la quinta sbaglio che ho sbagliato. Eccolo, eccolo, ecco. Sbagliato, è qui sotto, l'ho sbagliato,
l'ho sbagliato. Porco cane, va bene. Ah, ho avuto un tocco. Sono in provincia di Bologna, un lago privato. Preso, sì, in diretta, ragazzi, in diretta. Lo sapevo, erano tutti lì. Non grandissimo, ma sicuramente divertente. E va bene, è morta lì. Non grandissimo, ops. Però incavolato duro, lo sapevo che lo prendevo. Lo sapevo. Era cazza. Oh, però un osso duro, eh. Porco che non riuscivo a tenerlo. Eh sì, per i miei spettatori niente. Continuo a farmelo secco in maniera devastante proprio. Sono al limite dello sconforto. Quell'amo lì è decisamente troppo grosso per innescare i ceci. Ci vorrebbe un gamacazzo 14-14. Mi raccomando, ragazzi, per altre dirette iscrivetevi al canale. Tap tap. Questo però un po' più cotto, potrebbe anche darmi la svolta. Mi raccomando, ragazzi, tap tap, condividete la live se vi piace. Un pesce l'abbiamo preso, perciò sono decisamente contento. Adesso però era da dire, era già lì due o tre volte che tirava le mie acquadelle. Era da dire che andavamo a prendere quello lì, era impossibile non prendere, già l'avevo visto. E quando li vedo, tac tac. Ragazzi, condividete la live, mi raccomando. E adesso vediamo se riusciamo a prendere una gobbetta. Qua ci sono anche degli esemplari carini. Il mio massimo qua dentro è stato 5 kg con le boys. Però ci potrebbe sempre essere una sorpresa da qualche parte. Adesso se vedo ancora un bass lo prendiamo, però devo vederlo, sennò è inutile che ci guardiamo in faccia. Ho preso un bass, ma dopo lo riposto. Ho preso un basso sottosponda. Sì, ma sarà stato un etto e mezzo scarso, però cattivo, anzi direi che era proprio cattivissimo.
Grazie ragazzi. Full timer pesca su TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. Come comunità siamo più grossi sia qua che Facebook. Non lo so, non abbiamo mai, non lo so, anche perché è un lago molto vecchio questo. Io lo conosco da 25 anni, c'era già anche prima. Infatti quello che sono certo è che ci sono dei temuri russi impressionanti, ma proprio impressionanti. Se vai a scorrere nei video di TikTok, ogni tanto si vedono delle ombre belle pese, eh? Thank you Ringer, grazie per avermi seguito. Provincia di Bologna. No, io userei dei pesciolini finti con palina vibrante all'interno, doppio o tripla ancorina, e che siano di buona qualità, perché sennò li spezzano. Perciò non bisogna lesinare con la qualità. Poi un bel cavetto d'acciaio e via. Sì, pesciolini anche di 20 centimetri, eh. Se hanno una palina all'interno tanto meglio, che vibrano. La gomma sicuramente ne prendono, però cioè, tutte le volte la cambi, perché una gomma la spezzano. Uso ridere, troncano i pesci a metà. Il fondale in centro sarà un 4 metri e mezzo. Più o meno, adesso è sotto di almeno un metro. Ma figurati. È stata una leggera brezza, si sta da Dio. Sono un pascià proprio. Guarda che ce n'è un altro di basso. Vado a prendere. Avete visto che bollate che ci sono state? Questo lo andiamo a prendere anche questo, eh. Se non ha mangiato, no, sono pesciolini lunghi, almeno tre, due ancorette, ma tre non disdegnarlo, e che siano resistenti a un morso di un predatore del genere. Lì devi guardarci.
dipende anche se c'è un po' di manualità, se hai un'esca veramente fatta bene, c'è un attimo, fagli un buco che c'è un campanello, e lo chiudi con del silicone. Adesso ragazzi, grazie a Tony di avermi seguito. Porco cane! Ho questa piega qua, ragazzi! No, è piccola! No, non è. Oh no, è piccolo, è piccolo. Però sempre una gran battaglia. Ecco, ho perso pure il galleggiante, ma va bene così. Merda. Diciamo che la pesca è finita qua, ragazzi. Ho perso galleggiante, ho perso tutto. Porca paletta, scherzo. Merda. Ah no, no, no. Sai cos'è? Che l'acqua qua è buona. Perciò il pesce è bello ingastrito. Tiriamo sulla canna spinning. Che cacchio ho preso? Si è agganciato il pesce? No, non ci posso credere. Bel pezzo, ragazzi, bel pezzettone. E vi saluto così, ragazzi, alla prossima. Buon Ferragosto a tutti e ci vediamo su questo canale Full Timer Pesca. No, ragazzi.